Sto fermi. Avanti. Onori ai caduti! Diciamo questa preghiera per quelli che hanno già fatto, come dicono, un passo avanti, ma anche preghiamo per noi che ci guardiamo e che ci danno questo esempio di vita offerta anche per la patria, per i vari valori, no, di questa umanità. E il Padre nostro ci unisce tutti, siamo tutti fratelli e che vogliamo costruire questa fratellanza sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dopo l'interruzione causata dal coronavirus dell'anno scorso, è bello ritrovarsi qui, pregare il Signore e Santa Maria di Porciùs per tutti gli emigranti, viventi e defunti. E siamo qui appunto per questo scopo, a pregare per loro. Un caldo saluto a Don Claudio, che viene dall'Argentina, da Buenos Aires, ecco, dove è parroco della parrocchia di Madonna di Mont. Ecco, quindi un benvenuto, Don Claudio, ecco, fra la tua gente. Molte volte noi non ci diamo quello, non ci rendiamo conto, però sono per noi occasioni veramente di riflessione. Il giudizio o il pregiudizio sugli altri, no? Perché Dio non è esclusivo, Dio è aperto a tutti, i suoi doni li sparse con abbondanza, no? Gesù fa lo stesso quando gli vengono a dire, no, di questi che stanno facendo cose, sì, buone, però non sono dei nostri. E Gesù disse, le cose buone tutte vengono da Dio. Sono cose cattive quelle che non vengono da Dio, le cose storte, quelle che non coincidono con la verità o con il bene. E poi
questa riflessione dello scandalo ai piccoli. Naturalmente non si parla solo dei piccoli di statura o di età, ma dei piccoli che sono semplici, umili, molte volte nascosti, però che fanno il loro bene e in silenzio. E voi che conoscete la legge, che siete capaci di fare le cose con un certo stile, sappiate che per questi è il vendice. E voi dovete preoccuparvi di non scandalizzare quei vostri grandi discorsi. Beh, oggi celebriamo qui anche la giornata dell'emigrante. Non l'emigrante che è quello che ha dovuto lasciare la terra non perché l'hanno scacciato, no? Hanno scelto. Alcuni sì, ultimamente devono andarsi nella terra perché per salvarsi la vita, per salvarsi dalle violenze. Però i nostri emigranti sono andati perché volevano trovare un posto dove poter aiutare la sua famiglia. Io ne ho conosciuti moltissimi, nasci in Argentina, per cui ho capito anche questa nostalgia che loro tenevano per questa terra. Però hanno saputo anche inserirsi nella cultura di quel paese e con i suoi doni, che il dono principale è l'amore al lavoro, l'amore alla famiglia, l'amore alla educazione. I figli dei nostri emigranti hanno camminato forte in questa terra. Per cui l'emigrazione non è sempre negativa, è anche una forma di recuperare gli spazi umani che dalla propria terra a volte non sono aperti. Io quando vengo qui in Friuli mi sento a casa mia, no? Anche se sono 36 anni che ho lasciato questo paese, però sempre sono di qua. E laggiù lo sanno molto bene anche i miei parrocchiani che io sono un friulano, non c'è niente da fare. Per cui in questa messa proprio chiediamo al Signore che ci aiuti a camminare in questo senso, a non perdere mai questa meta. E la meta è costruire un mondo più umano. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa sotto la terra e qui convocata nel giorno. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Don Vito e anche di Benito, di Lionello, di Giovanni e di Don Gianni Arduini, che ci hanno lasciato in questo ultimo anno, e di tutti i defunti che hanno appartenuto al gruppo, all'associazione Osoto, tutti gli emigranti che hanno lasciato questa terra. Grazie, ringrazio tutti. Ci pareva importante mantenere questa tradizione, questo momento della festa degli emigranti dal 2000, che l'associazione ha voluto questo momento, è iniziata con, lo ricordo a tutti, questa festa dell'emigrante, del partigiano emigrante, questo è il nome che è stato dato all'inizio, proprio per rendere onore, festeggiare, rendere onore ai tanti partigiani dell'Osoppo che erano emigrati, che sono emigrati nel mondo. I tempi evidentemente sono cambiati, gli anni sono passati, oltre 20 edizioni. La festa del partigiano emigrante è diventata un po' la festa degli emigranti. Emigranti sono tutti, emigranti sono i nostri padri che sono andati all'estero, si sono fatti fortuna. Emigranti sono quelli che vengono dai paesi dove spesso non possono fare o dove comunque vengono qui che pensano di far, ritengono di poter far fortuna, ma sono emigranti anche i nostri giovani laureati, diplomati, che pensano di poter meglio esprimere la loro personalità in paesi diversi dal nostro. Sono i figli di Erasmus, cioè sono i figli di coloro che fin da giovani sono stati abituati a guardare e andare all'estero per aprirsi gli orizzonti, per imparare cose nuove, e questo è un bene.
innanzitutto farei parlare e intervenire il sindaco Sandro Rocco, che ogni anno è qui presente con noi e che ringrazio veramente, assieme anche alla Proloco e alla parrocchia, alla comunità di Porzus, che ci danno il sostegno necessario. Ecco, io passerei volentieri la parola proprio al sindaco per intervenire su questi temi. Il tema dell'immigrazione è stato da sempre particolarmente indagato, molti sono gli studi fatti e certamente non li esauriremo in una mezz'ora o in un'ora. Uno in particolare però questa volta ha attirato la mia attenzione perché dipinge vividamente il fenomeno e la figura del migrante. Nel saggio di Iside Gheorghi dell'Università Ca' Foscari di Venezia viene analizzata la figura di Nino, il protagonista del film Pane e cioccolata del 1973, che rappresenta il prototipo dell'emigrante degli anni 60-70. Nino è un uomo non più giovanissimo che fa il cameriere in Svizzera, dove oltre ad affrontare i grotteschi e vessatori problemi burocratici con le autorità svizzere, che lo spingono incessantemente verso la clandestinità, conosce anche le dure condizioni di lavoro e di vita degli immigrati all'estero, nonché il razzismo degli abitanti autoctoni. Quanto narrato nel film ritorna anche incessantemente nei racconti dei nostri migranti che sono rientrati ad Attimis. Nino, nonostante le difficoltà incontrate, sceglie di non rientrare in Italia perché lo considera un paese senza speranze, immobile, dove nulla cambia. Questa concezione è forse la medesima che oggi spinge i nuovi emigranti ad abbandonare l'Italia. Nelle disamine sociologiche, le cause che più frequentemente vengono segnalate come motivo di emigrazione non sono da ricondursi alla cultura italiana, alla rete di relazioni amicali e familiari, o più in generale allo stile di vita, quanto piuttosto alla precarietà del lavoro, alla difficoltà di fare carriera e all'assenza di meritocrazia. Ciò che cambia tra la vecchia e la nuova migrazione è la geografia, che vede il fenomeno migratorio più consistente nelle regioni del centro-nord e nelle aree urbane, la composizione sociale, più variegata rispetto al passato, il maggior coinvolgimento delle donne, il più alto livello di scolarizzazione nei soggetti in partenza. Le nuove mete, quali Cina, paesi asiatici, Sudafrica e più in generale i paesi del continente africano, non dobbiamo però immaginare l'estero come l'Eldorado, perché ancora oggi esistono storie di adattamento ad un lavoro qualunque, non necessariamente corrispondente al proprio titolo di studio o alla propria posizione sociale. Al di là degli stereotipi che vedono l'Italia come una nazione che offre poche opportunità lavorative, il sistema paese può, però, da sempre vantare un imponente investimento nell'ambito formativo, avvalato dai riconoscimenti che gran parte dei nostri giovani ricevono dagli stati che li ospitano. Ciò non toglie che le istituzioni debbano impegnarsi, con opportuni provvedimenti, ad evitare la dispersione di questo patrimonio formativo, migliorando l'offerta lavorativa per i nostri giovani. Questo sforzo è essenziale per poter finalmente dire che l'Italia è un paese di speranze, dinamico, innovativo, aperto ai cambiamenti. Ecco, la complessità, ecco, credo che sia questo forse il dato che occorre sottolineare. Questa complessità che in pochi anni, in pochi decenni ci costringe, diciamo, la nostra generazione a rendere onore alla generazione dei nostri padri, tanto per capirci, che ha ricostruito l'Italia, che ha combattuto la guerra e poi ricostruito l'Italia. Mi viene spontaneo pensare al dramma che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, oltre 120-130.000 morti, ma buona parte di questi erano proprio appartenenti alla generazione più anziana, quella che aveva vissuto il periodo della guerra. Il dramma che si è verificato di tanti che hanno vissuto la malattia da soli nei reparti degli ospedali e spesso sono anche morti in solitudine. E il secondo aspetto, il dovere dell'accoglienza, l'accoglienza che in qualche modo ci interroga rispetto alle centinaia di migliaia di
persone che arrivano da ogni parte del mondo, persone che arrivano qui anche per fare lavori che noi italiani spesso non vogliamo fare. Riflessione potremmo fare ancora con il dottor Deliva che ci segue da dopo, ma direi appunto di fare questo doveroso omaggio, questo doveroso, ho usato la parola rendere onore, ecco, una parola un po' che è passata di moda, ma credo che sia una parola che ha un significato profondo, ecco, rendere onore appunto a questi tre partigiani dello Sopo Friuli che sono morti nell'ultimo anno, sono morti in luoghi diversi, chiaramente fuori del Friuli, una storia diversa tutti e tre, e hanno appartenuto a reparti importanti dello Sopo. Io partirei col primo ricordo, quello di Leonello Cossettini, Nello, che nacque a Pergnacco di Reana nel 27. Leonello aveva fatto parte del battaglione Iulio, il reparto sovano che raccoglieva i fazzoletti verdi del Royale. Un reparto, come noto, comandato da Marino Silvestri e che costituì uno dei punti di forza della resistenza sovana. Nello fu ferito nel corso dell'astrellamento tedesco del settembre 1944 e visse da vicino il dramma dell'eccidio delle Malghe di Porzos. Fu infatti alle Malghe nei giorni immediatamente precedenti all'eccidio. Nel dopoguerra dovette emigrare in Australia, in una cittadina nei sobborghi di Sydney, dove formò la sua famiglia assieme alla moglie Rina, scomparsa nel 2017, e avviò un'impresa edile ora continuata dal figlio Robert. Ecco, io chiamerei qui l'assessore del comune di Reana, Fattori Franco, e il fratello di Nello, Elvio, che è qui con noi. Abbiamo voluto creare questo quadro in cui viene riprodotta proprio le Malghe di Porzus, ecco, che è stato fatto dall'orfo Mazzola di Udine. Ecco, lo consegniamo all'assessore Fattori perché lo consegni a Elvio Cossettini, fratello di Nello. Il secondo partigiano che voglio ricordare è Benito Menis, partigiano Lido, nome di battaglia, che era nato a Treppo Grande nel 28. Giovanissimo entrò a far parte del battaglione sovano di quel paese, radunato da Don Ascanio De Luca. Una famiglia, quella di Benito Menis, duramente provata dalla guerra. Un fratello disperso in Russia, un altro morto sul fronte jugoslavo. La guerra finita imparò l'arte del decoratore, ma nel 1950 emigrò in Francia, vicino alla città di Lilla, dove già era emigrato uno degli altri fratelli. Alla scadenza del permesso di soggiorno tornò in Italia, a Milano, dove riuscì a trovare lavoro presso una ditta di decorazioni, affermandosi negli anni come decoratore, tanto che la sua professionalità era richiesta nell'abbellimento delle residenze di importanti famiglie lombarde. A Milano conobbe Santa Paolini di Pavia di Udine, si sposarono nel 57 e hanno vissuto tutta la loro vita a Cassina dei Pecchi in provincia di Milano. In Friuli tornò poche volte, ma non mancò durante il terremoto del 76. Mantenne comunque i rapporti con i familiari e in particolare con la moglie del fratello disperso in Russia. Io chiamerei qui il rappresentante del Friuli nel mondo, Gabriel Piemonte, chiamerei la Carla Toros, che appunto che si occuperà nei prossimi giorni di consegnarlo alla famiglia di Benito Menis. Ecco. Grazie, e adesso ricordiamo l'ultimo udinese, Giovanni Zucchiatti, udinese, classe 25, nel settembre del 43 frequentava la scuola di guerra a Roma. Rientrato in Friuli aderì alla brigata Sopo nel battaglione Guastatori, con il nome di battaglia di Zuan. Visse questa esperienza assieme al suo amico Aldo Zamorani, erano coetanei e vicini di casa Udine.
Le rispettive famiglie avevano creato un intenso rapporto di amicizia che le aveva portate nei terribili mesi dell'estate del 44 a rifugiarsi entrambe nella casa che la famiglia Zucchiatti aveva spessa di Cividale. Zucchiatti abitavano in piazza Garibaldi a Udine, ma avevano appunto questa casa di campagna, diciamo, a Spessa. Nel marzo del 45, lì, a Spessa, vissero il dramma della improvvisa morte di Aldo Zamorani a causa dello scoppio del deposito di esplosivo di Salandri. Solo la casualità fece sì che Giovanni Zucchiatti non fosse assieme ad Aldo quando avvenne il terribile scoppio. Dopo la guerra si è laureato ed è entrato nel campo petrolifero, che lo ha portato ad intraprendere una lunga e fortunata carriera lavorando in varie parti del mondo. Al termine della carriera lavorativa ha preso residenza a Roma, dove ancora vive la sua famiglia, è mancato circa un anno fa. Chiamerei quindi l'assessore al comune di Udine, Giulia Manzan, e chiamerei in rappresentanza dello Soppo Edico Laoni, vieni Edi, così lo consegniamo alla famiglia, anche le figlie, ha due figlie, avevo due figlie Giovanni, ma sono quella dell'assessore che te li consegna, e due figlie che però sono all'estero tutte e due, per cui ci hanno pregato di scusarci, e hanno invece delegato il fratello di Juan, Giorgio, che abita a Fagagna, di ricevere questa targa che noi abbiamo creato per loro. Grazie, ecco. Ecco, io credo che abbiamo reso onore, ecco, questi tre personaggi, queste tre persone che tra l'altro abbiamo incontrato in maniera, come dire, solo negli ultimi anni, perché casualmente per varie non erano iscritti, essendo andati all'estero, fuori del Friuli, non avevano avuto modo di incontrare l'associazione. Io adesso lascerei la parola al nostro autore del libro, per appunto presentare questo studio, questa ricerca. Mi pare, anche dai risultati pubblicati sul giornale, che sia un quadro, diciamo così, che va compreso a fondo. Grazie mille, la ringrazio. Prego. Molto Presidente Volpetti, un saluto a tutte le persone presenti. Io mi chiamo Massimo Deliva e sono friulano, ho sempre avuto una grande passione per la storia. Il mio libro, di cui avete una sintesi in mano, parla dell'immigrazione friulana dal 1946 al 2021 e sicuramente la situazione in Friuli dal 1946 fino al 1959 era una situazione molto difficile, perché tutto il tessuto industriale e dei servizi che conosciamo oggi di fatto non c'era o c'era in minima parte. Diciamo che il libro in realtà è fortemente sbilanciato verso coloro i quali sono emigrati oggi, ed è fatto fondamentalmente da circa 140 interviste che ho svolto in questi 8 anni, perché ho iniziato a scriverlo nel 2013, a friulani che sono emigrati in oltre 40 paesi nel mondo. Il leitmotiv un po' del libro è che il problema per l'Italia, per il Friuli, è la difficoltà che si fa nella circolarità delle uscite e dei cosiddetti rimpatri o dei rientri. Poi però il libro, nelle motivazioni, arriva anche al punto che aveva toccato il sindaco prima e che trovate. Allora, da un lato certamente le imprese sono cambiate rispetto al dopoguerra, ce n'erano poche o troppo piccole. L'internazionalizzazione delle imprese, il fatto che abbiano aperto delle sedi all'estero. Adesso ci sono paesi come la Cina, la Thailandia, Singapore, e ci sono gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita. In Europa chiaramente c'è l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Svizzera. L'estero non è poi il paradiso. Nel libro emerge chiaramente che per diversi fattori sociali ma anche lavorativi, poi alcuni friulani che sono emigrati vorrebbero rientrare. Molte volte rientrano, ma per motivi più che altro legati ad aspetti affettivi, sociali, non per quello che trovano qui a livello lavorativo. Il libro, nella premessa lo scrivo, non dovete pensare che abbia questa equazione. L'estero è tutto bene, il Friuli tutto male, i talenti che abbiamo, solo i talenti emigrano. Non è vero, molti talenti restano anche in Friuli, trovano la possibilità di crescere in Friuli. Se c'è la crescita economica, si può pensare di continuare ad attrarre i talenti che abbiamo in Friuli o a richiamarli dall'estero.
se non c'è crescita è molto difficile che rientrino. Vogliamo essere ottimisti, speriamo anche che il libro crei insomma un sentimento, una sensibilità su questo tema, che sennò vede uscire alcune migliaia di friulani ogni anno, quindi non un tema banale. Ecco. Grazie mille a tutti voi. Io vorrei ora dare la parola, non l'ho volutamente, l'ho tenuto per ultimo, al consigliere regionale Lì Amiani, per portare i saluti del Consiglio regionale, ma anche per il tempo, insomma, ce l'abbiamo, per una qualche brevissima riflessione su questa giornata di oggi e sulle riflessioni che abbiamo sentito. Grazie. Queste iniziative sono veramente, fanno parte della storia di quello che fate voi, anche come associazione Osopo, ma soprattutto quello che, come è stato detto alla fine, è veramente, ci fanno riflettere. E volevo solo aggiungere su quello che ha detto il dottor De Riva, che il problema è anche un problema di stipendi. Io vengo dal mondo imprenditoriale e so quanto costa la manodopera, ma non quello che prendono i dipendenti, ma quello che ci costa per quanto riguarda l'azienda, e quindi quello che all'estero è di meno, purtroppo è quello che prendono di più chi entra nel mondo del lavoro in altri paesi europei. E questo è un problema di burocrazia e di costi, ma che mi auguro che sia il governo italiano, ma poi anche le regioni, che possono fare quello che possono fare, riescano a sopperire a questo problema, che è un problema, secondo me, principale. Grazie al consigliere Miani per questa sua ultima riflessione. Ecco, ci accingiamo a chiudere. Ecco, io vedremo fra un anno, spero. Ecco, io credo che l'intenzione dell'associazione è quella di mantenere, ecco, questo momento, perché per noi è una cosa che ha un alto significato, ecco, questa giornata degli emigranti, perché ci tocca da vicino nella nostra storia e nel nostro vivere di oggi. Io spero che l'anno prossimo, l'idea, ci manca un anno, ma di poter portare qui delle esperienze di persone, di organizzazioni che in qualche modo affrontano il tema dell'emigrazione dall'esterno, cioè coloro che vengono qui, vengono in Italia per lavorare. Ecco, una o più esperienze che ci raccontino come viene affrontato il tema dell'accoglienza e dell'ospitalità. Ecco, vi invito, ecco, ad essere presenti con noi, a farci compagnia. Grazie e arrivederci al prossimo anno. Arrivederci.